Ben ritrovati amici, ben ritrovati con la storia di Udinese TV, storia dell'architettura, i grandi che disegnarono la storia, puntata 2. E due saranno anche gli architetti su cui ci andiamo a soffermare questa sera, cercando di dividere la puntata in esatte porzioni. Cominciamo con Marcello D'Olivo e nella seconda parte andremo a parlare di Angelo Masieri. Perché li abbiamo accomunati? Beh, sono nati entrambi nel 1921, quindi ovviamente sono contemporanei e coetanei per quanto riguarda la nascita. Purtroppo le vite saranno completamente diverse sia per lunghezza sia per tragitto architettonico e culturale. E di questo andremo a parlare. Uno, tra l'altro, è stato maestro dell'altro in alcuni dettagli, ma non vogliamo andare a raccontarvi nel dettaglio tutto quello che andremo a vedere stasera. Non sveliamo tutte le nostre carte. Andiamo a svelare invece quelli che sono i nostri compagni di viaggio. A cominciare, cominciamo dalle donne. Cominciamo prima dalla nostra Elena Commessatti, che Buonasera. senza la quale non saremmo qua, insieme al sottoscritto cura nel dettaglio tutto quello che vedete. Buonasera, Elena, ben trovata. Buonasera. E poi chiaramente non possiamo non andare a salutare adeguatamente il conservatore dei Civici Musei di Udine, Silvia Bianco, ormai una colonna della nostra trasmissione. Buonasera a tutti. Prima volta, anzi, era stato qui da noi tanto tempo fa, quando parlavamo di gente in guerra insieme al professor Folisi, ben ritrovato all'architetto Massimo Bortolotti, ben trovato, buonasera. Grazie e buonasera a tutti voi. Cara Silvia, abbiamo cominciato introducendo quello che è uno dei due totem della serata. Parliamo di Marcello D'Olivo, una storia che è nata a Udine, poi ci porterà a parlare di lui in giro per il mondo, oltre ovviamente la Pineta di Lignano, parleremo di Gerusalemme, parleremo di Africa, parleremo di Baghdad. Però partiamo con chi era nel suo percorso, Marcello D'Olivo. Marcello D'Olivo è nato a Udine il 27 febbraio del 1921, come abbiamo detto, figlio di Antonio, pittore e decoratore. Nel 1936, grazie al padre, si avvicina alla pittura e partecipa alla sua prima collettiva d'arte. A causa di problemi economici della famiglia, è costretto ad abbandonare gli studi, ma incontra una persona importante, Cocco Berti, nipote del grande Raimondo Daronco, che lo avvicina al mondo dell'architettura e lo convince a riprendere gli studi. Nel frattempo continua a dipingere. D'Olivo è stato un grande pittore appassionato d'arte. Architetto, urbanista, pittore, bene, Filosofo, filosofo, matematico. matematico, cioè chi più ne ha più ne metta. Esatto. Nel 1943 ha partecipato ad una collettiva con Gino Valle e Fernando Toso. Ma a tal proposito abbiamo un collegamento. Bravissima, esatto. Abbiamo il primo collegamento del nostro inviato nello spazio e nel tempo, come l'abbiamo chiamato noi, già dalla partire dalla prima puntata. È il nostro Paolo Medeossi, giornalista che non ha bisogno di alcuna presentazione, si riallaccia immediatamente al 1943. Siamo in via Poscolle a Udine, al numero 8, per la prima mostra di Marcello D'Olivo. Siamo in questo incrocio molto chiassoso, molto trafficato di Udine, perché alle mie spalle c'è un palazzo, il Palazzo della Frattina, che pochi conoscono con questa denominazione. Adesso è sede del Cinema Centrale, c'è un bar, eccetera. Questo palazzo è molto importante nella storia di D'Olivo perché segnò il suo debutto come pittore. Lì era la sede del sindacato degli artisti e dei professionisti. Nel febbraio del 1943, quindi siamo in piena guerra, ricordo questo, ci fu un debutto, ci fu una mostra d'arte con i dipinti di tre giovani artisti. Uno era Marcello D'Olivo, uno era Gino Valle e l'altro era Nando Toso, nomi molto importanti. Debuttarono come pittori, avevano 20 anni, Valle aveva 19 anni e fu una mostra clamorosa, molto commentata, molto partecipata, perché ci fu come l'esordio di un'arte d'avanguardia a Udine, in un ambiente ancora un po' stantio, ancora un po' più bloccato. Questa mostra venne organizzata da un importante critico d'arte di Udine, Arturo Manzano, scriveva le critiche sui giornali, sul Messaggero Veneto. Questa è una mostra importante, venne commentata, non esistono cataloghi e segna appunto l'esordio di Marcello D'Olivo sulla scena udinese come artista. Ricordando questo fatto, noi ricordiamo effettivamente un evento del tutto dimenticato, ma che restò e segnò la storia della cultura e dell'arte in città in un periodo di grandi tribolazioni e di grandi dolori perché infuriava la guerra. Silvia, tribolazione e dolori Sì. con.
Durante la guerra Marcello D'Olivo non partecipò attivamente in quanto venne riformato durante la visita di leva, ma per motivi politici venne deportato. Fortunatamente riuscì a scendere dal treno che lo trasportava in Germania e così si salvò. Continuò gli studi a Venezia e si laureò in architettura nel 1947, insieme ad altri importanti architetti, Morassutti, Valle, Marzieri e Avon. Cominciò poi a lavorare. Lo studio a Trieste, e chi va a Trieste conosce il villaggio del Fanciullo a Opicina e sa che c'è questa pietra inserita nel carso e questo concetto di albero matematico. Silvia, che cosa vuol dire albero matematico? L'albero matematico possiamo definirlo come la struttura intorno alla quale è costruito uno degli edifici del villaggio del Fanciullo, che è la tipografia. Il villaggio è costituito da 7 edifici, è un complesso destinato ad accogliere i bambini orfani di guerra. È stata la fortuna per Marcello D'Olivo, lo ha portato alla ribalta sulla cronaca. Albero matematico è una definizione che è stata data dall'ingegnere Leonardo Sinisgalli, amico di D'Olivo, e definisce appunto questo metodo costruttivo. Il poeta della casa di Lignano, giusto? Esatto. È Leonardo Sinisgalli. E da Trieste, albero matematico, arriviamo a il motivo per cui tanti per, no, conoscono. Sì, per cui siamo qui e per cui tanti, caro architetto, e lei pensava di essere venuto qua a guardare la puntata, invece non è così, lei ne parteciperà. Da adesso in poi è quasi tutto suo. Parliamo del 1955, Spirale Chiocciola Lignano Pineta. Sì, è l'intervento forse più noto di Marcello D'Olivo, un intervento che nasce qualche anno prima, nel 1953, e alcuni udinesi, alcuni esponenti di imprenditori udinesi decidono di fare un'operazione finanziaria. Sostanzialmente comprano la pineta di Lignano per fare una lottizzazione. Oggi tecnicamente è quella che D'Olivo fece, una lottizzazione. Inizialmente pensavano di fare un campeggio, poi decidono invece di realizzare delle strade, dei lotti sui quali poter costruire un terreno. Scelgono come progettista Marcello D'Olivo. Il motivo esatto per cui arriva D'Olivo a proporre non lo sappiamo molto bene. In ogni caso sottolineiamo il fatto che D'Olivo era un architetto sostanzialmente trentenne, e quindi sottolineiamo anche la fiducia che viene dato a questo architetto. D'Olivo conquista i suoi committenti proponendo un disegno basato su una forma, che è quella della spirale. È una forma assolutamente presa dal mondo della natura, una forma con la quale D'Olivo riesce a ipotizzare un intervento dove la struttura viaria era nuova. Lignano Pineta, oggi si chiama Lignano Pineta, è una città dove non ci sono semafori. Esatto. È una città dove la viabilità funziona perfettamente. D'Olivo concepisce ovviamente una struttura anche a supporto di quelle che sarebbero poi state le case per i villeggianti, case che lui immagina immerse nel verde, immerse nella pineta. Il concetto del turismo all'epoca era ben diverso da quello di oggi. Chi andava al mare si, tra virgolette, accontentava veramente di ambienti semplici. E quindi D'Olivo ipotizza, appunto, disegna la spirale, disegna la struttura, il cosiddetto treno, dove andare a realizzare gli impianti commerciali. Ci sono tanti argomenti che lei ha messo sul piatto. Uno, da dove parte la spirale? La Piazza Rosa dei Venti. Piazza Rosa dei Venti è, diciamo così, sì, il nucleo da cui si sviluppa la spirale, con la dorsale appunto di quello che viene chiamato il treno, che è circondato da questa forma. Curiosità, i primissimi disegni presentano la spirale dalla parte esattamente opposta rispetto a quanto poi viene realizzata, ma queste sono un po', come dire, attenzioni filologiche che forse al telespettatore non interessano. Quello che è interessante è sapere che inizialmente D'Olivo progetta anche le volumetrie per questo intervento, volumetrie che in realtà prevedevano una parte centrale più alta e poi via via degradando. Questo lo si deve a dei recenti ritrovamenti fatti da Diana Barillari in occasione di uno studio fatto per Lignano, per la filologica. Una considerazione la fa Elena, la faccio io. Silvia, ti chiamo in causa, chiamo in causa un po' tutti. Quello che voleva realizzare
Marcello D'Olivo, e quello che troviamo adesso non è propriamente conseguenziale, no? Anzi. È rimasto, chiedo scusa, sono intervenuto, è rimasto il segno. È rimasto il segno, ma D'Olivo concepiva delle strutture edilizie basse e orizzontali. Oggi Lignano, anche Pineta, vede, ha visto spuntare già in realtà alla metà degli anni 50 degli edifici verticali. Questo è il motivo per cui pochi anni dopo, il 1955 citato prima, D'Olivo in realtà abbandonerà questo progetto. Silvia, una considerazione. Ci raccontavi di un rapporto con la natura che avrebbe dovuto prevedere tot piante, no? Per ogni casa. Esatto, 50 alberi per ogni casa. Il rapporto uomo-natura, costruito-natura sono fondamentali per D'Olivo. E Lignano è solo l'inizio di uno studio sulla città. Lo studio sulla città accompagna Marcello D'Olivo durante tutta la sua carriera e lui ha avuto una grande fortuna, quella di progettare diverse città di fondazione, riuscendo quindi ad applicare la propria poetica. Poetica che è stata espressa in due volumi. Il primo, quello del 1972, Discorso per un'altra architettura. Il secondo, nel 1986, Eco Town Eco Way. Considerazioni, e dopo ci arriviamo quello che andrà a realizzare indirettamente, creare praticamente una città e nuovi costumi. È un architetto che attira tantissimo intorno a sé, tantissimo a livello di mass media, a livello di grandi attori, artisti, scrittori, uno per tutti è Ernest Hemingway. Dopo ci spiegherà meglio cosa ha creato a livello di nuova borghesia e di dolce vita a Lignano, avere una Lignano così avveniristica. Intanto però, insieme a Paolo Medeossi, andiamo a Udine, nei luoghi che possono accomunare D'Olivo ad Hemingway. Qui siamo in piazza 20 settembre, alle mie spalle c'è un palazzo, qui aveva sede negli anni 50 l'albergo ristorante Friuli. Qui arrivò il 9 aprile del 1954 un grandissimo scrittore americano, Ernest Hemingway, che era l'uomo del momento. Quell'anno lì vinse il premio Nobel con Il vecchio e il mare. Era reduce da due incidenti d'aereo in Africa. Sbarcò a Venezia. Il suo autista era Adamo De Simon di Osoppo, il quale doveva portarlo nella villa dei Keckler, la famiglia Keckler amica di Hemingway, a Percotto. Fecero una deviazione e arrivarono qui. In questo, qui ci sono le fotografie di Tino da Udine, che sono un po' la dimostrazione, la testimonianza di quell'incontro che è rimasto celebre, il più importante incontro, diciamo, letterario tra scrittori e intellettuali mai avvenuto nel Novecento a Udine. Era un po' introduttivo di quello che poi diventò un po' la dolce vita. Parteciparono tutti, ma non Marcello D'Olivo. Perché? Perché Marcello D'Olivo in quel momento era impegnato a Lignano con la costruzione della sua chiocciola. Comunque Hemingway rimase una settimana alla villa dei Keckler, tornando a Venezia, altra deviazione con l'autista Adamo De Simon, che lo portò a Lignano. Fu la famosa visita in cui durò un quarto d'ora, 20 minuti, che dopo un pranzetto al ristorante Bella Venezia di Latisane arrivarono lì. Ci sono delle foto anche in questo caso, e in queste foto noi possiamo vedere finalmente Marcello D'Olivo, sempre un po' in disparte, in secondo piano, col cappello in testa, che segue il grande scrittore. C'è anche la foto di Hemingway dove si toglie la sabbia dalle scarpe, il quale pronunciò una frase che poi è diventata leggendaria, vedendo un po' Lignano che stava nascendo, la chiocciola di D'Olivo: questa è la Florida d'Italia. Questa frase poi è diventata uno slogan turistico che ci accompagna ancora. Quindi vedete che, insomma, venendo qui in piazza 20 settembre abbiamo evocato un riferimento che ci condurrà alla Lignano del grande architetto. Elena. Mi rilascio a quanto ha detto Paolo Medeossi prima. In effetti quella foto, che è una foto di Tino da Udine e che racconta l'arrivo di Hemingway a Udine nel ristorante Friuli, che si chiamava poi Friulino, è divertente ed è interessante perché è un po' il leitmotiv di tutte le persone che si sono occupati poi di Hemingway e della storia che stiamo raccontando, perché ci furono tantissimi giornalisti presenti, ci furono anche, e sono fotografati, Gino Valle, l'architetto, e sua sorella Nani. E D'Olivo appunto non c'era perché nel frattempo era a Lignano. Racconto un aneddoto: durante una puntata a cui partecipai, io sono stata l'assistente di Fernanda Pivano per alcuni anni a Milano,
E succede che Fernanda Pivano vince un premio al premio Hemingway, perché Lignano da un bel po' d'anni al premio Hemingway. Arriva Fernanda Pivano si sente male, io sono la sua assistente e quindi sto con lei, e mentre lei non si sentiva bene mi dice: ma guarda che a Lignano non è mai venuto Hemingway. E questa cosa mi faceva sorridere, perché in realtà è venuto nel 54, e Medeossi lo raccontano le fonti, ma è vero che la vita di Hemingway poi si è spostata in Friuli più che a Lignano, e con i conti Keckler, con tutte queste storie che raccontano il Friuli della bassa friulana. E in quella foto, che è di proprietà di Antonio D'Olivo, dove il fotografo fu Mario Keckler, c'è proprio la foto di Hemingway che si toglie la sabbia dalle scarpe con tanti Keckler femmine e maschi che sono intorno allo scrittore. Lignano, per me che sono una amante di Grado, è un'altra storia, cioè se Grado ha il suo periodo d'oro nella parte asburgica di fine 800, prima 900, Lignano ha il suo periodo d'oro negli anni 50, e c'è tantissimo. Cioè intanto c'è questo dancing, che è il fungo che Marcello D'Olivo ha progettato, ci sono attori come Alberto Sordi, Vittorio Gassman, che registravano Addio alle armi e che vanno a Lignano, e la società lignanese offre loro delle case. Solo uno dei due accetta, che è Alberto Sordi, e le sorelle di Alberto Sordi andranno in vacanza, in villeggiatura a Lignano, e Alberto Sordi le raggiungerà. Poi ci sono calciatori del Milan, dell'Inter, insomma tanti nomi importanti che raccontano di una vita, di una dolce vita che, se vogliamo, a Udine nasce in sordina, in questa foto dove tutti vogliono stare lì dentro. Faccio un inciso: in un'altra presentazione io dicevo che in quella foto c'era Fernanda Pivano, e invece la signora Rina Micon, alla fine del mio incontro in Sala Iace a Udine, mi ferma e mi dice: mi scusi, io sono Rina Micon, sono io la Pivano di cui lei parla. Perfetto. Perché la Pivano in quella foto non c'è mai stata. Bene, sono belle cose. Silvia, architetto, quando io parlo di linguaggio organico sperimentale, nel caso di Marcello D'Olivo, tornando appunto a modo di costruire, modo di rapportare matematica, diciamo così, tecnologia alla natura, cosa intendiamo? Allora, il termine appunto organico, abbiamo sentito prima dalla dottoressa Bianco che D'Olivo si è laureato a Venezia nel 47. Sono gli anni in cui si scopriva, tra virgolette, l'architettura organica di Frank Lloyd Wright, che era stata portata in Italia da Bruno Zevi, che rientrava dall'America. E Venezia, come dire, partecipa, l'Istituto di Architettura Universitario di Venezia partecipa in prima fila. Quindi Wright è una musa per gli architetti come D'Olivo, come lo sarà, lo vedremo dopo, anche per l'architetto come Wright. Esatto. D'Olivo recepisce forse dall'architettura wrightiana più la fase, diciamo, un po' più avanzata di Wright, quello dove Wright utilizza elementi geometrici, come in particolare il triangolo, lo si vede proprio nel villaggio del fanciullo che è stato nominato prima. Tornando alla sua domanda, si può dire che quella di D'Olivo è un'architettura che cerca in qualche modo di rapportarsi con l'ambiente, anche se in alcuni casi D'Olivo ha utilizzato un linguaggio anche molto forte, molto brutalista. Penso ad esempio all'intervento a Grado, no? Città preferita dalla nostra Elena Comessati, dove lascia quel segno dello zipser che è abbastanza forte e incisivo. Condividi? Sì, condivido. Infatti, quando parliamo di rapporto uomo-natura costruito, non possiamo dire che D'Olivo si inserisca rispettando il contesto sul quale va a lavorare. Lui semplicemente riprende quelle che sono le forme della natura, e in particolare l'idea dell'albero. Una considerazione, visto che il tempo è abbastanza tiranno, sempre parlando di Marcello D'Olivo, parlando di alcune ville in particolare, Villa Spezzotti, Villa Sinisgalli, io vorrei soffermare la nostra attenzione su Villa Mainardis, perché c'è un ricordo molto particolare che ci permette di inquadrare anche, raccontaci quella di cosa faceva D'Olivo, perché sì, veramente perché, merita. Diciamo che Silvia si è laureata con una tesi esatto. su Marcello D'Olivo. Esatto. Sì, quello di Villa Mainardis invece è un ricordo personale. Esatto. Il nonno Ido era un muratore, ha lavorato a Lignano durante la realizzazione appunto delle ville di Lignano Pineta,
E mi raccontava di quando D'Olivo, in cantiere, in fase di scasseratura delle opere in cemento armato, si appoggiava sul cemento per verificare che fosse abbastanza liscio. Il nonno lo adorava, perché come lui era una persona forte, decisa, che non accettava compromessi. Ecco, e quindi, voglio dire, era assolutamente amato da chi chiaramente doveva in una certa maniera lavorare per lui o comunque attorniarlo, circondarlo. Una considerazione però, e io leggo, Bruno Zevi dice che il Frank Lloyd Wright italiano è Marcello D'Olivo, è corretto? O racchiude solo una parte del personaggio? Permetto, non so se in studio si riesce a vedere esattamente, questa è la copertina di un libretto, forse non si vede bene, allora vi leggo solo il titolo, Wright e l'Italia, 1910-1960, sono praticamente gli atti di un piccolo convegno tenuto alla Facoltà di Architettura di Milano, in copertina c'è una villa di Marcello D'Olivo. Dopodiché, se noi sfogliamo il contenuto, vediamo che ovviamente ci sono anche altri architetti che seguono il linguaggio wrightiano. Diciamo che però Bruno Zevi, quando presenta sulla rivista le opere di Marcello D'Olivo, è particolarmente entusiasta. Esatto. Sì, ricordiamo a tal proposito però anche l'influsso esercitato dalle Corbusier, la città lineare, le megastrutture. Abbiamo parlato prima dello Zipser, questo edificio che si appoggia su un basamento e poi si sviluppa in verticale con la parte degli alloggi. Questo è un esempio che ricorda l'unité d'habitation di Le Corbusier. Ha ricevuto una serie di committenze, quest'uomo incredibile, all'estero tantissime, parlavamo di moschee che sono state rivisitate, parliamo di lavori in Africa, ma uno su cui vogliamo soffermarci è l'attrazione che Saddam Hussein ha avuto per Marcello D'Olivo, tanto da fargli edificare nel 1978 il monumento al Milite Ignoto, che è sopravvissuto a due guerre del Golfo. Esatto. Questa è un'opera emblematica. E Marcello D'Olivo nel 1975 incontra a Roma un amico, Khalid Arrahal, uno scultore che in quell'anno appunto aveva vinto un concorso per la realizzazione di un semplice monumento dedicato al Milite Ignoto. E Arrahal propone ad D'Olivo di costruire quello che doveva essere l'involucro a protezione della sua piccola opera. Da lì ne nasce un'opera faraonica che viene ufficialmente commissionata nel 1978, appunto, dopo un incontro tra D'Olivo e Saddam Hussein. Saddam definiva D'Olivo il maestro, aveva un grande rispetto per questo architetto. Ogni settimana durante il cantiere si recava in visita per parlare appunto con quello che era il suo direttore di cantiere. Diede pochissimo tempo per la realizzazione dell'opera, soli 30 mesi, durante il quale D'Olivo progettava e seguiva i lavori. E questo è stato sicuramente un vantaggio perché ha permesso, in fase di costruzione, in fase d'opera, di apportare tutti i miglioramenti necessari alla miglior riuscita del monumento. 260 metri di diametro. Esatto, le misure, i numeri sono straordinari. 1300 metri quadri è la superficie della grande conchiglia che copre il monumento. Con i soldati americani che si sono fatti le foto, fotografati dopo aver preso appunto Baghdad. Esatto, durante l'ultima guerra. E i materiali, le strutture in acciaio provenivano dall'Italia. Visto che c'era la guerra, non era possibile fare il percorso via mare, per cui i tir in continuazione per mesi, mesi e mesi sono partiti dall'Italia per portare le strutture in acciaio, il vetro di Murano e i marmi direttamente a Baghdad. Faccio io una domanda che è l'altra faccia della medaglia. Marcello D'Olivo, artista, pittore, quindi linguaggio del sentimento, che pittura è la sua? Perché mi piace chiudere questa puntata, va bene, Saddam Hussein è stato veramente famosissimo, Marcello D'Olivo con risultati nel mondo, molto famoso, che forse Udine spesso si dimentica delle persone importanti che sono nate qua, ma è stato un grande intellettuale artista. E la sua pittura com'era? La sua pittura l'ha accompagnato per tutta la vita, era strettamente legata a quelle che poi sono state le sue forme architettoniche.
E anche lì c'è stato uno sviluppo, dalle prime opere in cui D'Olivo rappresenta l'albero, tre animali in particolare, i cavalli, i tori ed il gallo, con forme sinuose, linee curve, così come erano le sue opere. Queste opere ricordano la spirale di Lignano, colori molto vivaci, surreali, perché i colori sono legati al sentimento e naturalmente a ciò che D'Olivo voleva trasmettere attraverso le sue opere. Dopo gli anni 50 c'è stata un'evoluzione, le forme sono diventate più spigolose. All'interno delle opere sono stati introdotti dei personaggi che lui definisce i filosofi, rappresentati sempre con le mani intrecciate, perché l'uomo è sempre immerso nei suoi pensieri e deve produrre sempre nuove idee, nuovi pensieri, nuove filosofie. E dietro questi filosofi ci sono poi appunto queste figure, gli artifici, così lui le definisce, figure spigolose che rappresentano appunto il costruito che va a inserirsi e a deturpare in qualche modo la natura. Noi chiudiamo la digressione su Marcello D'Olivo prima di passare al secondo troncone della nostra trasmissione con quello che Udine gli ha riservato, gli ha dedicato. Se Lignano appunto gli ha dedicato una piazza, Udine gli ha dedicato un'area verde. E ce la commenta Paolo Medeossi. Bisogna venire qui in fondo al quartiere di via Riccardo Di Giusto, Peppe Est. Qui gli venne dedicata a Marcello D'Olivo questa area verde che è popolata da bambini un po' da tutto il mondo perché siamo dentro un quartiere multietnico. Dal comune di Udine per ricordare il grande architetto. Citiamo una curiosità della toponomastica. La toponomastica è quel modo di chiamare vie e piazze delle città per ricordare i personaggi e i fatti. Per D'Olivo è stata trovata quest'area verde, siamo proprio ai margini, ai periferici della città, ma qui accanto c'è un altro aspetto interessante che è utile così ricordare, c'è una strada che divisi in tre parti che sembrano un po' gli angoli di un rettangolo dedicata a tre grandi fratelli udinesi, gli artisti Afro, Dino e Mirko Basaldella, i tre più grandi probabilmente. È stata dedicata loro questa strada divisa in tre parti, curiosamente è un aspetto molto curioso della nostra toponomastica, in questa zona e come si può vedere è l'ultima strada prima della campagna, qui finisce Udine. Udine finisce dedicando appunto questo luogo a tre grandi fratelli, ai tre grandi artisti che hanno segnato un po' l'arte, non solamente friulana, italiana, ma udinese, ma italiana, e accanto c'è l'area verde Marcello D'Olivo.